L'anno scorso, a settembre, se non ricordo male, tentai di fare un video sul femminismo, ma poi mi scontrai col fatto che veramente esistono anche in questo caso mille e uno versioni del femminismo, no? Ci sono mille e uno versioni di questa, diciamo, corrente, anzi, non è una corrente, mille correnti, credo. Addirittura io stesso, anche se ero maschio, per le mie idee, ero stato considerato femminista. Le altre donne che si chiamano femministe. Io non sapevo neanche cosa significasse all'epoca, neanche ora ho capito bene cosa vuol dire. Effettivamente, io non saprei, no, effettivamente, se avevano ragione o torto queste persone. E infatti, se una persona dice io sono un femminista o una femminista, e se non sei d'accordo con me, sei contro il femminismo, sei contro i donna, sei contro questo quello, no, viola i diritti umani, cose del genere. E quindi, insomma, non si può fare tutta la buon faccio neanche del femminismo. Cioè, e lo stesso discorso vale con l'ecologia. Spesso voi parlate, no, male dell'ecologia, a parte argomentando ad hominem, dicendo, no, che chi è ecologista è new age, è teosofico o è satanista o altro, oltre a cadere nell'errore dell'uomo di paglia. E siccome spesso l'uomo di paglia è legato alla generalizzazione, vuole generalizzare anche spesso, perché anche in questo caso esiste mille e una versione dell'ecologismo, dell'ambientalismo, e non so neanche che differenza ci sta tra ecologismo, ambientalismo e tutte le correnti possibili e immaginabili. Ambientalista può essere il tipo che a Taranto non vuole che ci sia l'ILVA, o perlomeno non vuole che sia inquini, o chi non vuole vivere nei cibi, ma anche chi non vuole scie chimiche, sono sostanzialmente un modo di inquinare, o sbaglio. Ma anche se molto semplicemente è ambientalista chi da volontario si mette a pulire le strade, così non è necessario si parli di riscaldamento globale. Ma no, io non so se effettivamente chi ha ragione sulla faccenda, se è vero o non è vero che il riscaldamento globale c'è, non c'è, falso, è indotto, non è voluto, così queste cose non le so. Però se una persona si voglio dire, non so neanche se è una persona. Se l'ambientalista si fa cose in New Age, orientale, cose del genere, se è un male o se è un bene. Il fatto che, veramente, c'è una persona che neanche ci pensa. Tanto il riscaldamento globale è l'ultimo dei nostri problemi. Abbiamo l'ILVA, abbiamo l'amianto, che sta ovunque, 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 ovunque. Oppure c'è il problema dell'inquinamento delle onde radio, l'inquinamento delle discariche. Stavo pensando a tutto tranne che al riscaldamento globale. Non so se mi spiego. Quindi, andate a trovare l'origine New Age dell'idea che l'ILVA non deve inquinare. Ok. Per cui, non facciamo tutta la buon fascio, e poi magari mi dovrò anche andare a informare di tutte queste cose che sono di una certissima utilità e attualità. Quanto riguarda l'animalismo, il discorso è analogo. Cioè, un animalista può essere chiunque, o quasi, non dico no, chiunque no. Può significare mille cose se è animalista. Può essere animalista il vegano, estremista, l'ecoterrorista, o cose simili. Ma può essere anche semplicemente quello che accoglie in casa propria gli animali abbandonati per strada. O quelli che vanno da volontà a pulire i canili. O una cosa del genere, che viene aiuto degli animali. Non tutti gli ambientalisti, gli ecologisti sono degli estremisti, non tutti sono vegani, non tutti sono comunisti, beh, molti associano due cose, spesso non è detto. Due cose possono anche non andare d'accordo. Gli ambientalisti liberali, quelli di sinistra, insomma, anche diciamo, a destra, addirittura a Casa Pound, sai, il movimento ambientalista, animalista, per cui nemmeno in questo caso si può generalizzare.